Cari amici del canale, oggi vi porto una storia avvincente che va al cuore della nostra esistenza. Prima di immergerci in questa narrativa coinvolgente, vorrei chiedervi un piccolo favore che potrebbe fare una grande differenza. Vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un like a questo video. La vostra sostegno è fondamentale per far crescere il canale e continuare a condividere storie significative come quella che vi sto per raccontare. Ogni iscrizione e ogni like sono come le imperfezioni nelle opere d'arte di cui parleremo oggi, piccoli dettagli che contribuiscono a creare una bellezza più grande. Siete pronti a scoprire la profonda lezione di vita che questa storia ci offre? Allora iscrivetevi, lasciate un like e preparatevi per un viaggio emozionante attraverso il potere della bellezza che si nasconde nell'imperfezione. Grazie per il vostro sostegno, e ora, senza ulteriori indugi, entriamo nel cuore di questa storia straordinaria. In un piccolo villaggio giapponese, c'era una giovane donna chiamata Sakura. Il suo nome rifletteva la delicatezza dei petali di ciliegio, ma la sua vita era tutto tranne che delicata. Sakura aveva una passione straordinaria per la ceramica, ma la sua abilità era spesso messa in ombra dalle opere perfette dei suoi concittadini. Nel cuore del villaggio, c'era uno stimato maestro ceramista di nome Hiroshi, famoso per le sue creazioni impeccabili. La sua ceramica era l'incarnazione della perfezione, ogni pezzo trasmetteva un senso di armonia e purezza. Le opere di Hiroshi erano ammirate da tutti, ma Sakura, nonostante la sua ammirazione, sentiva una profonda insoddisfazione nel confronto tra le loro creazioni. Un giorno, mentre passeggiava nei campi di ciliegi in fiore, Sakura notò un ramo spezzato a causa del vento. I petali rosa cadevano, creando un tappeto di bellezza imperfetta. Quella visione colpì Sakura come un'illuminazione improvvisa. La perfezione, si rese conto, non era l'unica via per la bellezza. Decise di rompere con la tradizione e iniziò a creare ceramiche che riflettevano la sua nuova prospettiva. Abbandonò la ricerca della perfezione assoluta, lasciando spazio per la spontaneità e l'imprevisto. Creò tazze che non avevano contorni perfettamente simmetrici, piatti con lievi imperfezioni e vasi che seguivano le curve naturali dell'argilla. Il villaggio fu inizialmente sconcertato dalle sue opere imperfette, ma col passare del tempo, la gente iniziò a vedere la bellezza nascosta in ogni creazione di Sakura. Ogni pezzo raccontava una storia unica, come le rughe sul viso di una persona anziana raccontano la storia della loro vita. Hiroshi, che aveva inizialmente snobbato le nuove creazioni di Sakura, cominciò a notare la loro profondità. Le opere di Sakura non erano solo ceramiche, ma espressioni di vita e esperienza. Hiroshi si avvicinò a Sakura, ammettendo che la sua prospettiva sulla bellezza era limitata. Il villaggio imparò una preziosa lezione: la perfezione può affascinare, ma è nell'imperfezione che si nasconde la vera essenza della bellezza. Ogni pezzo di Sakura era un invito a guardare oltre la superficie, a scoprire la ricchezza delle esperienze umane nascoste dietro ogni crepa e graffio. Sakura aveva creato un'opera d'arte che andava oltre la ceramica stessa, aveva plasmato una lezione di vita che avrebbe resistito al passare del tempo. Il villaggio, ispirato dalla sua audacia, iniziò a abbracciare l'imperfezione nelle loro stesse vite, scoprendo una bellezza più profonda e duratura. Sakura, col tempo, divenne una figura rispettata non solo nel villaggio ma anche oltre i confini. Le sue opere si diffusero come un vento leggero, portando con sé un messaggio di accettazione e comprensione delle imperfezioni della vita. Persino le città circostanti cominciarono ad adottare la filosofia di Sakura, abbracciando la bellezza intrinseca nelle crepe della loro esistenza. La fama di Sakura attirò l'attenzione di una giovane scultrice, Ana, proveniente da un villaggio lontano. Ana era cresciuta in un ambiente in cui la perfezione era la norma, ma aveva sempre avvertito una mancanza di connessione con le opere che creava. Sentiva che mancava qualcosa, un'essenza che andava al di là della forma e della simmetria. Attraversò le montagne e attraversò fiumi per raggiungere il villaggio di Sakura. Una volta lì, chiese umilmente di diventare sua apprendista. Sakura, vedendo la sete di conoscenza negli occhi di Ana,
acconsentì. Insieme, crearono opere che toccavano le corde più profonde dell'anima. Una notte, mentre lavoravano insieme sotto il bagliore della luna, Anna chiese a Sakura del significato più profondo della sua filosofia. Sakura sorrise e disse: «La vita è come l'argilla, plasmabile e mutevole. Trova bellezza nelle cicatrici, nell'inaspettato. Guarda oltre la superficie, e scoprirai la ricchezza che ogni imperfezione porta con sé». Anna assorbì quelle parole come una spugna. Iniziò a plasmare le sue opere con una nuova prospettiva, abbandonando l'ossessione per la perfezione. Le sue sculture, ora, riflettevano la sua anima, con ogni asperità che raccontava una parte della sua storia. Nel corso degli anni, Anna divenne una scultrice rinomata nel suo villaggio natale. La sua arte era un ponte tra il mondo della perfezione apparente e quello della bellezza autentica. La gente cominciò a capire che la vera perfezione risiedeva nella capacità di abbracciare la vita così com'è, con tutte le sue irregolarità e imprevedibilità. Il racconto di Sakura e Anna si diffuse come un fuoco lento, attraversando le valli e raggiungendo le orecchie di coloro che ancora cercavano la perfezione senza rendersi conto della bellezza nascosta nelle loro stesse imperfezioni. La lezione di Sakura e Anna era chiara: l'imperfezione è la tela su cui la vita dipinge la sua storia, e ogni cicatrice è una testimonianza di un'esperienza vissuta. Nel cuore di quel villaggio giapponese, la ceramica di Sakura e le sculture di Anna continuarono a parlare silenziosamente, invitando tutti a contemplare la bellezza che si nasconde nell'imperfezione. La consapevolezza di questa verità iniziò a trasformare cuori e menti, creando un impatto emotivo profondo che avrebbe resistito al trascorrere del tempo. Vi invito a riflettere su questa storia di Sakura e Anna, una storia che va oltre la creazione di opere d'arte e raggiunge le radici della nostra esistenza quotidiana. Come ogni pezzo di ceramica di Sakura e ogni scultura di Anna, siamo noi stessi, modellati dalle esperienze, segnati dalle sfide e resi unici dalle nostre imperfezioni. In un mondo che spesso ci chiede di essere perfetti, di mantenere una facciata impeccabile, questa storia ci ricorda che la vera bellezza risiede nella nostra autenticità. Le cicatrici della vita sono come le crepe nelle ceramiche di Sakura, ognuna racconta una storia di resilienza, di crescita e di apprendimento. Abbiamo il potere di trasformare le nostre esperienze in opere d'arte che riflettono la nostra vera essenza. Il primo insegnamento che possiamo trarre da questa storia è abbracciare le nostre imperfezioni. Non dobbiamo temere di mostrare le nostre crepe, perché sono esse che ci rendono unici e autentici. Accettare le imperfezioni non è debolezza, ma una dimostrazione di forza interiore. Come la ceramica di Sakura, possiamo trovare la bellezza nelle rughe della nostra anima. Inoltre, impariamo a guardare oltre le apparenze, a riconoscere il valore nascosto nelle persone e nelle situazioni che incontriamo. La perfezione esteriore può ingannare, ma è nell'approfondire e comprendere che scopriamo la vera essenza della bellezza. Siate curiosi, siate aperti, e troverete tesori inaspettati in coloro che vi circondano. Il secondo insegnamento è la consapevolezza del momento presente. Come il ceramista che plasma l'argilla con attenzione e presenza, dobbiamo imparare a vivere nel qui e ora. Troppo spesso ci aggrappiamo al passato o ci preoccupiamo del futuro, trascurando il valore del momento presente. Ogni giorno è un'opportunità di plasmare la nostra vita con consapevolezza e intenzione. Infine, ricordate che le vostre storie, anche le più difficili, possono diventare fonte di ispirazione per gli altri. Non abbiate paura di condividere le vostre esperienze, perché in esse potrebbe risiedere la luce che guida qualcun altro attraverso l'oscurità. Siate autentici, siate compassionevoli e ispirate gli altri a trovare la bellezza nelle loro stesse imperfezioni. In conclusione, amici, la vita è un'opera d'arte in continua evoluzione, plasmata dalle nostre scelte, dalle nostre esperienze e dalle nostre imperfezioni. Siate i ceramisti della vostra esistenza, creando opere che trasmettano la bellezza autentica della vostra anima. Che la storia di Sakura e Anna vi guidi nel vostro percorso di scoperta e crescita personale.
Spero che la storia di Sakura e Ana abbia toccato le corde del vostro cuore tanto quanto ha fatto con il mio. Prima di concludere, voglio esortarvi a compiere un gesto che va al di là delle parole. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete questo video e lasciate un commento con le vostre riflessioni. Così come Sakura ha abbracciato l'imperfezione per creare opere che parlano direttamente all'anima, voi potete contribuire a plasmare il destino di questo canale. Ogni iscrizione è come un nuovo capitolo in questa avventura condivisa, ogni like è un segno di apprezzamento che alimenta la fiamma della creatività, ogni condivisione è un atto di generosità che diffonde il messaggio di bellezza e autenticità. Vi invito a lasciare un commento con le vostre riflessioni, condividendo come questa storia abbia influenzato la vostra prospettiva sulla bellezza e sull'accettazione di voi stessi e degli altri. La vostra voce è preziosa, e insieme possiamo creare una comunità che celebra la bellezza nelle nostre imperfezioni. Grazie di cuore per il vostro tempo e il vostro sostegno. Non dimenticate di iscrivervi, lasciare un like, condividere e commentare. Siete parte integrante di questa narrazione, e insieme possiamo continuare a plasmare storie che risvegliano il cuore e l'anima. Ci vediamo nel prossimo video, e ricordate, la bellezza si trova nell'imperfezione, e insieme possiamo renderla straordinaria. A presto!